Riccardo Cristiano, Liberi TV, Soveria Mannelli. Siamo a Soveria Mannelli per l'appunto al convegno Prevenire oggi per stare meglio domani, riflessioni sull'uso e l'abuso dell'alcol organizzato dalla Proloco. In mia compagnia abbiamo la dottoressa Mazza Graziella che ci spiegherà, inizierà a spiegarci di cosa si tratta e soprattutto a chi si rivolge questo convegno, questo incontro. Buonasera, io sono qui in veste ovviamente della rappresentanza dell'associazione Prometes, che è un'associazione che lavora sul territorio, anche sul territorio del Reventino, in particolare ha lavorato qui in luoghi di prevenzione. Noi abbiamo avuto l'occasione e il piacere di conoscere il dottore Montesano nel gennaio del 2008 e da lì è cominciata una collaborazione affettiva e viva, interessante, che ci ha portato tra novembre e dicembre a appunto a sperimentare luoghi di prevenzione qui. E questo è quello che in particolare avrò voglia di presentare qui in questo convegno, che è rivolto a tutti perché è un convegno informativo con delle pillole formative di conoscenza, ma informativo è una cosa molto importante, l'informazione, perché è importante per la prevenzione e quindi per il benessere. Tra l'altro voi siete partiti dalle scuole, mi spiegavi prima, quindi dall'inizio praticamente della formazione, rivolgendovi ovviamente a un pubblico giovane, e quindi il pubblico giovane è quello più atto a recepire quelli che sono i vostri messaggi, sono messaggi sociali ma soprattutto messaggi culturali rivolti appunto a un miglioramento del benessere e della salute dell'individuo. Sì, assolutamente, luoghi di prevenzione è per le scuole medie, in particolare l'alcol è un argomento che si tratta nella terza media. Cosa abbiamo voluto fare con fortemente, ovviamente da progetto ma anche da nostra voglia, perché l'associazione La Prometes si muove così, dare speranza, quindi innanzitutto rendere interattivo come luoghi di prevenzione. Abbiamo scoperto che i ragazzi sanno molte cose, sono dei ragazzini preparati, pronti, vivaci, quindi noi dobbiamo permettere a questa vivacità di rendere il terreno fertile in maniera tale che loro siano responsabili nel miglior modo possibile del loro vivere quotidiano e quindi del loro futuro, perché loro sono il loro futuro e noi li sosteniamo in questo. Ovviamente, quindi adesso chiederò al dottore Gido Battaglia cosa invece tratterà lui all'interno di questo convegno e perché è importante appunto prevenire un uso, diciamo, scorretto dell'alcol e un abuso in questo caso. Sì, buonasera a tutti, io lavoro al CERT di Soverato, dove ormai da un ventennio ci occupiamo di problemi di alcolismo e alcol correlato. Questo convegno, io ringrazio la Proloco per l'invito a partecipare, Graziella in modo particolare con Bruno, affronterò il problema un po' a 360 gradi, cercherò di essere un po' sintetico perché mi hanno già tagliato i tempi e quindi vedremo un po' dove vai, però affrontiamo un pochettino l'argomento, diciamo, dall'epidemiologia, dando qualche dato della situazione italiana, fino ad arrivare poi alle patologie alcol correlate, i danni che provoca queste sostanze quando si abusa, e poi qualcosa sulla riabilitazione, sulla terapia e la riabilitazione di queste persone che purtroppo cadono nel problema dell'alcol e quindi nell'alcolismo. Un piccolo accenno, lei parlava di 20 anni, quindi in questi 20 anni, diciamo, di esperienza sul territorio ci sono stati miglioramenti, cioè, oppure c'è stato magari un peggioramento, non so, per la pubblicità, per l'uso appunto scorretto? No, sicuramente c'è stato un miglioramento perché ormai quantomeno se ne parla, quindi la gente è un po' sensibilizzata. Sono state fatte delle leggi, delle normative anche a livello nazionale, lo sa, il divieto di... però lasciano il tempo che trovano, perché un ragazzino, se vuole comprarlo, la diffusione della sostanza è talmente facile da reperire, per cui vai in un supermercato, anche un ragazzino giovanissimo lo può acquistare, nessuno gli dice niente. Però si sta facendo qualcosa, si sta muovendo qualcosa, anche noi 4 anni fa siamo partiti con questa idea di luoghi di prevenzione, perché ci siamo accorti che negli anni precedenti noi facevamo attività di formazione nelle scuole superiori,
Però lì arrivavi già di fronte a un problema quasi evidente in moltissimi ragazzi. Allora abbiamo pensato di fare luoghi di prevenzione, cioè di informare i ragazzi di essere responsabili su un eventuale uso di questa sostanza. Già negli anni precedenti, cioè nelle scuole medie, anche noi siamo partiti da un target, diciamo, delle scuole medie inferiori, terze medie, seconde medie, e lì la ricaduta c'è perché da un nostro sondaggio, dai nostri studi che abbiamo fatto in questi anni sui ragazzi, noi abbiamo, lei parlava prima di un 70%, più o meno siamo un 50-60% di ragazzi che hanno già toccato alcol, ma in maniera pesante anche, qualcuno riferisce addirittura di essersi già ubriacato a quell'età, quindi di aver bevuto in maniera eccessiva, che è un po' la moda che adesso si registra in quest'ultimo periodo, e quindi questa sensibilizzazione a questi ragazzi in questa fascia d'età diventa molto utile per avere poi una ricaduta positiva in futuro, quantomeno responsabilizzarli e fargli presente quali sono i danni legati a questa sostanza e non sottovalutarlo come si faceva in passato, quando addirittura veniva considerata una sostanza tutto sommato tollerante, un alimento quasi che non poteva mancare, perché la nostra cultura, soprattutto la cultura mediterranea, era questa qua, la cultura del vino, insomma, come alimento piuttosto che come sostanza che può provocare danni. Poi col tempo si è visto quanti danni può provocare un uso scorretto e quindi un abuso di questa sostanza. Perfetto, a questo punto io auguro ai nostri ospiti un buon convegno, anche perché gli argomenti sono tanti e sicuramente ci saranno delle domande. Vi dico già che l'intervista sarà disponibile su Liberi TV come l'intero convegno, quindi io ringrazio la dottoressa Graziella Mazza e il dottor Egidio Battaglia per il loro tempo e soprattutto per quello che fanno per la società, ma soprattutto per Soveria Mannelli, parlando di un argomento così importante. Grazie a voi. Grazie.